siamo a Verona naturalmente, ma è inutile dirlo, e oggi oltre al sole c'è un altro sole che abbiamo incontrato, che è questo proprio grande. Grosso più che altro. Ed è Massimo Luca, il maestro Massimo Luca, e posso dire amico perché ormai ci conosciamo da circa 10 anni, perché alla Gran Casa abbiamo fatto un evento insieme, ed era il 2010, per l'ARTI, che è l'Associazione Rene Trapiantati Italiani, e oggi c'è un altro grande evento nazionale per i 50 anni del trapianto di reni fatti a Verona. E Massimo Luca è qua per questo evento. Potremmo star qua a parlare ore, a chiedergli tutte le cose che ha fatto. A me piace definirlo come uno di quegli artisti che hanno fatto grandi altri artisti che noi conosciamo. Da 50 anni cantiamo le canzoni di Lucio Battisti, per esempio, e se la chitarra dei Giardini di Marzo ci fa ancora emozionare, dobbiamo dire grazie a Massimo Luca. Ci racconti qualcosa di quell'evento specifico? Beh, ricordo che quella mattina, come al solito, Lucio ci ha cantato 2 o 3 volte una canzone, perché noi eravamo anomali anche con i musicisti, nel senso che non avevamo uno spartito, andavamo a ruota libera, cioè una reale collaborazione artistica con l'artista, cioè andavamo del nostro. E lui ci cantava 3-4 volte il tempo necessario perché imparasse la memoria e poi cominciamo a registrare. A questo punto l'introduzione non c'era. Allora, dopo queste 3-4 volte, Lucio si avvicinò a me e disse: "Mamma, ci vorrebbe un'introduzione mediterranea." Introduzione mediterranea, dico, ma ho pensato ai mandolini. Quindi ho preso 12 gradi, ho detto: "Lucio, ho un'idea, se mi dai 5 minuti, perché lì è cose che bisognava fare subito. Non è che potevi dire, guarda, ci penso, ci vediamo tra un po'." Ecco. E allora prendo la 12 corde sui cantini, bom, 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 faccio questo trillo tipo mandolinesco, e lui non ha detto niente, mi guardava, però provava, cioè, gli piaceva sta cosa. Ma poi mi aggiunse: "No, c'è anche lui per la melodia." Aia. E ti guarda, come per dire, forza. Tira fuori qualcosa di interessante. Meno male per me che arriva una telefonata estemporanea che lo portò via qualche minuto. Così avevo qualche minuto di ossigeno. Allora, a quel punto lì cominciai a girare con il giro armonico, no? Fino a che quando tornò, proprio prima di avvicinarsi, e lui non mi sentiva, vuol dire che andava bene. Era già positivo, vero? Perché lui era così, da quello che mi racconti, da quello che possiamo conoscere noi, è un carattere schivo, molto timido, pochi complimenti, ma il non dire nulla era già un complimento. No, molto schivo, molto timido, molto riservato, teneva tantissimo la sua privacy. Tanto è vero che quando le persone lo fermavano, dicevano: "Ah, Lucio Battisti, l'autografo, non so mica io." Mi hanno detto che c'è suo figlio, ma non so mica io, magari fa quello è ricco. E noi poi queste cose le racconteremo nel nostro prossimo appuntamento, che partirà probabilmente dopo l'estate, con la rassegna dedicato a, dove porteremo in scena proprio la storia, quindi la vita, gli aneddoti e naturalmente la musica del grande Lucio Battisti. Ma tu non hai lavorato solo con Lucio, hai lavorato con tantissimi altri artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Sì, innanzitutto grazie a Lucio, perché Lucio è una pipista, no? Nel senso che erano un po' tutti molto attenti. Io ricordo bene che in quel periodo lì Lucio era già un mito, e quindi tutti erano molto attenti a quello che faceva lui. E quindi anche le persone che lui usava usava un termine brutto, però per dire, le persone che chiamava, i musicisti che chiamava attorno a sé. Quindi poi cominciò Guccini, poi Bertoli, poi Paolo Conte, insomma, Branduardi, Bennato, un po' tutti un po' incuriositi da questo ragazzino che ero io e da come mai ero
già così, nonostante la giovane età, già con un grande lusso, un mito. Quanti anni avevi allora? Ma nel 71 avevo 21 anni, quindi ero veramente un pischello con la Roma. Ecco, quindi che dire, insomma, qui c'è veramente tanto della storia della musica italiana, e quella storia che io non lo so se... credo che 50 anni come sono durate queste sarà difficile. Cosa dici? Guarda, so, sì, hai assolutamente ragione, le canzoni di oggi non so, io non le ritengo delle canzoni tra i rarissimi casi, un po' perché non partono in modo sincero, quindi non c'è una vera motivazione, un colpo destro, non so, qualcosa di ingegno. È un po' frutto dell'elettronica, dell'applicazione PC, insomma, un po' tutto di plastica, purtroppo, mi dispiace dirlo. Tanto è vero che le canzoni si somigliano. Non so se c'è qualcosa che abbiamo perso nella nostra storia e non so quanta volontà ci sia da recuperarlo. Io faccio anche insieme ai miei amici, faccio questa azione di recupero oltre che per lavoro, per carità, perché è il mio mestiere, ma lo faccio ancora più volentieri proprio per un senso di memoria, cioè perché la gente non si dimentichi di che cosa siamo stati, di quello che avevamo. Poi spesso non ci siamo neanche mai resi conto, non abbiamo mai consapevolizzato sul serio. Oggi, a distanza di decenni, e con quello che ci passa il convento adesso, possiamo tranquillamente dire che quello è stato un golden age, come si dice. Sono perfettamente d'accordo. Possiamo stare qua ore? Purtroppo no, però lo faremo. Faremo appunto anche in questo nostro prossimo percorso, faremo naturalmente. Parleremo, andremo in profondità. Della musica e soprattutto ripercorreremo il percorso che tu hai fatto. Certo, sarà un piacerissimo, però un grandissimo piacere. E io non faccio altro che ringraziarti perché meglio di te non potevo trovare. Grazie a Massimo, grazie. Luca, grazie per essere tornato a Verona, che è un po' la città che ti ha adottato dopo Milano che ti ama tanto, e che io amo e che tu ami. E buon concerto per oggi. Grazie a te. Susanna. Grazie.